Allora, eccoci qua, siamo live? Penso di sì. Come dicevano quelli, se non siamo live avvisateci, cioè qualcuno mi mandi un messaggino per favore, così scopriamo che non siamo live. Io farò finta di essere live e andiamo avanti. E quindi ciao, ciao a tutti. Qua siamo Michele, Filippo e Massimo, che adesso presenterò un po' più Ciao. in dettaglio, un po' più avanti. E stasera vi vogliamo raccontare cosa è successo al Fermilab, più o meno un mese, 2 mesi fa. E perché è importante, insomma. Chiaramente, diciamo, vogliamo raccontare questo episodio in particolare, ma l'idea è che a questa puntata ne seguiranno altre. Già ne seguirà la prossima direttamente domani, sempre con Massimo e Filippo, su un argomento simile, cioè quelli che sono gli esperimenti in alte e basse energie per capire la fisica oltre il modello standard. E poi probabilmente, speriamo, dopo questa seconda puntata ne seguiranno ancora altre. L'idea di questo progetto di divulgazione scientifica è prendere, diciamo, argomenti abbastanza, come ho scritto su Twitter oggi, no? Insomma, prendere argomenti abbastanza specifici, chiamare a parlare ovviamente gente che ne capisce, quindi gente che veramente è dentro questi argomenti, ci ha lavorato, insomma, più o meno tutta la vita, e poi ovviamente avere anche una parte un po' più di quelle che sono le implicazioni per la società, eccetera. Perché ci siamo messi, insomma, perché mi sono messo a fare questa cosa di divulgazione scientifica? Sinceramente non l'avevo mai fatta prima, quindi insomma, se va male, insomma, mi dispiace, faccio quello che posso. Ma insomma, in generale, perché comunque si è visto durante la pandemia, cioè, una cosa che ho imparato durante la pandemia è che l'informazione scientifica in Italia cioè, è fatta male, per dire, insomma, ecco, è fatta veramente male. All'inizio, quando è arrivata la pandemia, insomma, siamo tutti sorpresi, in particolare, insomma, l'informazione, si trovavano veramente articoli su giornali generalisti che dicevano di tutto di più. E forse sono diventato, insomma, tra virgolette, insomma, sono fatto conoscere su Twitter per fare debunking costante di questi articoli che apparivano su Corriere, Repubblica, che dicevano fondamentalmente falsità. Ma da dove viene il problema? Chiaramente non viene con la pandemia, il problema veniva da prima. Il problema veniva da prima perché comunque su divulgazione scientifica, non si era, informazione scientifica in Italia non aveva mai funzionato, insomma, c'erano gli articoli, la scienza dice che il tuo gatto ti parla, ecco, queste cose qua, questo era un po' diverso. Quindi, insomma, ecco, per farla breve, l'idea è cercare di fare educazione scientifica fatta bene, con della gente che effettivamente è esperta in quello che dice, e chiaramente tenerla a un livello accessibile. Quindi, insomma, eccoci, non ci dilunghiamo oltre. Quindi stasera parliamo dell'esperimento G-2 sul muone e con noi ci sono Filippo Sala, che è ricercatore al CNRS a Parigi, è un fisico teorico delle alte energie, e ci sono Massimo Passera, ricercatore all'Istituto di Fisica Nucleare a Padova, che insomma possiamo dire, prima, mi ha autorizzato a dire prima che è uno dei massimi esperti di questo esperimento, insomma, ci ha dedicato veramente tanto tempo, tanta parte della sua ricerca alla parte teorica di questo esperimento. Quindi, insomma, allora, vorremmo sapere un pochino da voi, ragazzi, che cosa è successo al Fermilab un paio di mesi fa, insomma, perché c'è stato tutto questo clamore dietro questo esperimento. Anche lì, io ho letto tipo un sacco di titoli giornalistici, tipo hanno scoperto la quinta dimensione, hanno fatto l'unificazione delle forze. Ecco, no, vediamo un attimo precisamente cosa è successo e perché è importante. Ecco, insomma, è importante perché ci dobbiamo preoccupare, tipo, dobbiamo essere preparati la prossima volta invece della pandemia, ci attacca tipo, invece del Covid, del coronavirus, ci attaccherà tipo un fascio di muoni, oppure no, insomma. Massimo, che dici? Cosa è successo al Fermilab mese scorso? È stato un bellissimo risultato perché hanno presentato il loro risultato della misura del cosiddetto momento magnetico anomalo del muone, o G-2 si chiama comunemente, il G-2 del muone, che è una cosa complicata, che poi ne parliamo dopo. Però ecco, è stato un risultato che era atteso da un sacco di tempo. È da 20 anni che si aspettava questa misura, e questa misura è arrivata e puntualmente, come si sperava, con la precisione che avevano detto. È una precisione pazzesca, cioè meglio di una parte per milione. Una parte per milione è proprio preciso, no? Perché se penso a un campo da calcio che è di 100 metri, vuol dire che misuri il campo da calcio con una precisione che è meglio del diametro di un capello. Quindi è veramente. Stai proprio facendo fisica di precisione. Poi cosa hanno misurato? Ecco, questo è un po' più complicato. L'esperimento si chiama proprio così, si chiama Muon G-2 Experiment, a Fermilab,
E aspetta, una foto, ti faccio vedere la foto. Eccola qui, share, un secondo, ecco qua. Ecco, dunque, credo che tu stia vedendo il mio schermo. Eccola, io la vedo, la vedete anche voi. Io qua vedo l'impressione. Questo è il ciambellone. Sì. Questo è l'esperimento Gimeno 2 di Fermilab, che è questo laboratorio vicino a Chicago. È un esperimento che ha una grossa partecipazione italiana. Ci sono due portavoce di questo esperimento. Uno è Graziano Vedanzoni, che è italiano ed è dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ecco, dunque, qui arrivano i muoni. Da qui arrivano i muoni. I muoni sono queste particelle elementari, sono i cugini pesanti, diciamo, degli elettroni. Hanno una massa che è circa 200 volte quella degli elettroni. Ecco, poi i muoni arrivano, entrano dentro questo ciambellone blu che vedete qui. Qui trovano un campo magnetico, dato che sono delle particelle cariche, curvano e infatti percorrono quest'orbita circolare che vedete qui nel questo ciambellone blu. Però la cosa importante è che questi muoni si comportano anche come dei piccoli magnetini e quindi come fossero delle piccole tottole. Quando si trovano in un campo magnetico hanno un moto cosiddetto di precessione, cioè quello che fa una tottola, che ha una certa frequenza. Ecco, questa frequenza è proporzionale, dipende dal campo magnetico che uno ha, che uno ha in questo magnetone, e dal cosiddetto fattore G, cioè il G, quello del muon G-2, cioè il fattore G, che poi spieghiamo cos'è. Quindi questo anello è stato fatto proprio per studiare questo fattore G. Ora, i muoni poi decadono, si dice tecnicamente, cioè spariscono. Sparisce un muone e al posto del muone troviamo un elettrone e dei neutrini che non vediamo. Però gli elettroni sì, li vediamo, vengono misurati da questi detector qui. Vedete, questi detector qui ce ne sono 24, se non sbaglio, e questi misurano gli elettroni e in base alle misure degli elettroni riescono a ricostruire il fattore G del muone. Ecco, questo è come diciamo, cosa fa? Non ho ancora spiegato ovviamente cos'è il fattore G, non abbiamo ancora detto il fattore G, però ecco, questo è quello che fa questo strumento di misura così preciso. È una macchina molto grande, vedete che qui ci sono delle persone, si vedono qui delle persone, quindi mi pare che sia 15 metri di diametro, se non sbaglio. Ora, l'importanza qui sta nel fatto che questa misura è estremamente precisa, abbiamo detto, è misurata a meglio di una parte per milione, ma è anche predetta in modo estremamente preciso, con una precisione che infatti è praticamente identica. Cioè, noi abbiamo una teoria che si chiama il modello standard, una teoria molto bella che descrive tutte le particelle che conosciamo e tutte le interazioni che queste particelle hanno, che siano elettromagnetiche forti o deboli. Quindi se noi possiamo fare proprio il calcolo di quanto deve essere questo momento magnetico del muone, lo calcoliamo in modo molto preciso col modello standard e poi lo misuriamo. Ecco, se queste due cose sono diverse, dato che il modello standard dovrebbe contenere tutte le particelle che conosciamo, beh, se i due numeri non tornano, potrebbe essere proprio il segno che ci sono delle particelle nuove, delle particelle sconosciute. Questo è il motivo per cui tutti i giornali ne hanno parlato, perché appunto c'è una differenza tra quello che questo esperimento ha misurato e la predizione teorica che è stata calcolata per anni e anni, infatti per 70 anni è stata calcolata. Infatti hai detto qua tipo dovrebbe contenere, sei un po' tipo, sei rimasto un po' in mezzo, no? Perché cosa è successo? In realtà, ora, scusa qua se divago un attimo, mi ricordo che in realtà c'era già stato un esperimento per cercare di misurare il G-2 del muone, no? Quindi con la figura così ti vedo, sì, infatti no, la misura di prima era stata fatta sempre negli Stati Uniti a Brookhaven, un altro laboratorio che c'è, quello vicino a New York, e a Brookhaven avevano anche lì misurato il momento magnetico del muone, infatti con una precisione che era comparabile, quella di adesso di Fermilab è leggermente meglio, ma non è molto diversa. E già all'epoca c'era questa tensione, quindi ovviamente negli anni ci si è chiesto, potrebbe essere sbagliata la predizione del modello standard, potrebbe esserci uno sbaglio nel calcolo, è complicatissimo questo calcolo. D'altra parte potrebbe esserci uno sbaglio invece nella misura, potrebbe essere che la misura di Brookhaven sia sbagliata. Beh, 20 anni dopo Fermilab
ha fatto questa prima misura, perché poi ne farà parecchie altre, ma questa è la prima che è uscita, nei prossimi anni ne usciranno parecchie altre e ancora più precise, però la prima che è uscita conferma esattamente la misura di 20 anni fa di Buchheven. Quindi da un punto di vista sperimentale abbiamo due misure in accordo e adesso la questione è quant'è la predizione del modello standard? Ecco, quindi pensate, 20 anni fa tipo hanno fatto questa misura, hanno visto che c'era questa piccola discrepanza con il modello teorico e durante 20 anni questi fisici non hanno avuto niente di meglio da fare che spaccarsi le corna, insomma, su sta cosa, su questa domanda. Ma insomma, avranno sbagliato questi sperimentali che si sa che non capiscono nulla, fanno le cose fatte male, mettono male i magneti, mettono i cavi al contrario, fanno dei disastri, oppure sono i teorici alla fine che non sanno fare i conti e quindi hanno sbagliato. Quindi, insomma, 20 anni fa cosa hanno fatto? Insomma, mi sembra di capire, hanno messo, io l'ho letto queste cose, te le chiedo solo perché l'ho letto, mi sembra di capire che da una parte sono messi a costruire l'esperimento al Fermilab e dall'altra hanno rinchiuso tipo un certo numero di fisici teorici in una stanza, no? Con la minaccia di non farli uscire fin quando non si sarebbero trovati d'accordo su quanto vale questo G-2, che poi appunto adesso la prossima domanda che ti faccio è, ma appunto perché G-2? Perché non misurati direttamente G? Ho detto che sono 70 anni, no? Perché in realtà cioè intanto bisognava dire se G è 2 o non 2 e poi potrebbe anche essere uno. Cioè, quando uno parte dalla fisica classica, in fisica classica, se uno prende una particella elementare, no, una particella carica, con una certa massa, una certa carica elettrica, beh, se questa particella si muove a un momento angolare, beh, a questo momento angolare genera un momento magnetico. E la relazione che c'è tra le due è scrivibile semplicissimamente in una formuletta. Ecco, quello che è successo 100 anni fa è che due studenti olandesi, Goudsmit e Ollenbeck, studiavano gli spettri degli atomi. E per spiegare le loro osservazioni degli spettri degli atomi, loro hanno fatto un'assunzione. Hanno detto, ma forse oltre a esserci il momento angolare appunto dell'elettrone, con cui adesso ci è associato un momento magnetico, supponiamo che ci sia un altro momento, un momento angolare intrinseco, lo chiamiamo di spin quantistico, un effetto quantistico lo chiamiamo di spin, e hanno anche assunto che a questo spin corrispondesse anche a lui un momento magnetico, solo che invece di avere la stessa relazione con quello angolare, no, qui aveva due volte di più il momento magnetico, cioè la relazione tra momento angolare e momento magnetico è stata modificata mettendo un fattore di mezzo, un fattore che si chiama G. E questo fattore G, che in fisica classica era 1, loro hanno detto deve essere 2, perché se è 2 spiega quello che vediamo. Capisci che questa cosa, cioè, non è che hanno detto era 1, qualcosina, no, hanno detto non è 1, è 2, che è completamente diverso. Ecco, questa cosa è stata presa non bene all'epoca, era veramente strana come assunzione. Però 3 anni dopo Dirac ha scritto la sua famosa equazione della meccanica quantistica relativistica e gli è venuto G uguale a 2. Quindi successo, strepitoso, tutto bello, tutto perfetto. Bellissimo, questo è fantastico per cioè, se c'è qualche studente per caso che ci sta sentendo, no? Ecco, studente, quindi dottorato a Leida. Sì. Se per caso vi viene tipo di mettere un fattore 2, cioè nel senso, un fattore 2 che salta, ecco, non fate come quegli studenti, perché il 99% avete sbagliato i conti e vi è uscito un fattore 2, quindi non fate come loro, a meno che poi, insomma, siete molto fortunati e molto bravi, esce Dirac 3 anni dopo che vi conferma che vi conferma che avete fatto bene, quindi insomma, esatto. È fantastico, erano due studenti. Però in realtà non era neanche 2, è lì il bello, è che 20 anni dopo, nel 47, poi proprio nel 48 l'hanno misurato bene, hanno visto che G non era in realtà esattamente 2, non era 1 per carità, però non era neanche proprio 2, era leggermente diverso da 2. E quindi la cosa da studiare a quel punto era il G-2, cioè la differenza tra G e 2. Ecco perché questo esperimento si chiama G-2, perché studia di quanto G è diverso da 2. E questa differenza tra G e 2 si chiama il momento magnetico anomalo. Anomalo proprio perché non è 2. Quindi tutto il punto sta a studiare la differenza tra G e 2. Tu adesso dici, perché devi studiare la differenza tra G e 2? Perché la differenza tra G e 2 è quella che è determinata dalle particelle virtuali. Cioè, se non ci fossero particelle virtuali, nella meccanica relativistica di Dirac, G è uguale a 2 e finisce lì. Tutto appunto ha funzionato bene per molti anni. Però invece
Il principio di indeterminazione di Heisenberg permette l'esistenza di particelle che sono appunto dette virtuali. Allora, queste particelle virtuali sono delle particelle che in tutto e per tutto sono come le particelle reali, ma hanno un valore di energia, tra virgolette, sbagliato, anomalo, e vivono per un tempo molto breve, ed è tanto più breve questo periodo, tanto più è sbagliato il loro valore dell'energia. Però la cosa bellissima è che, anche se vivono per un tempo così breve, lasciano un segno indelebile della loro esistenza. E questo segno indelebile è quello che si vede nel G-2. È bellissimo, quindi praticamente, per ricapitolare, insomma, cent'anni fa c'era la meccanica, anzi più di cent'anni fa, insomma, c'era la meccanica classica, G era, diciamo, classicamente doveva essere uguale a 1. Poi sono arrivati questi due studenti che hanno fatto, no, guarda, sai che c'è, G effettivamente è uguale a 2, poi l'hanno formalizzato bene. Nel caso dello spin, in quel caso particolare, sì. In quel caso particolare, l'hanno formalizzato bene con l'equazione di Dirac, ok, quindi meccanica quantistica relativistica, tutto bene. Poi in realtà si sono accorti che c'era bisogno di fare dei calcoli in più, insomma, c'erano probabilmente anche degli infiniti che saltavano. Ecco, e quindi esatto. Sono arrivati a cercare di calcolare queste correzioni al G uguale a 2, attraverso queste particelle virtuali. Comunque, in ogni caso, qua tutto quello che si, perché siccome abbiamo iniziato dicendo che comunque potrebbe confermare, non conferma il modello standard, tutto quello che abbiamo appena detto è modello standard, vero? No, perché quando dici virtuali sono virtuali, ci possono essere qualunque, quindi diciamo, se tu fai il calcolo con modello standard, tu presupponi che le particelle virtuali siano quelle del tuo modello, che è il modello standard. Però il bello del G-2, quindi, è che l'esperimento misura quello che c'è. Se esistono delle particelle virtuali che non sono quelle del modello standard, anche loro lasciano un segno. Quindi queste particelle virtuali ti danno, come dire, una finestra su questo mondo in cui c'è tutto. Tu, se prendi il modello giusto e lo descrivi nel modo giusto, ammesso che fai i calcoli giusti, ma quello lo diamo per scontato, insomma, tu prendi il tuo modello, tipo il modello standard, e fai il calcolo con le particelle virtuali del modello standard. Se però non viene così, vuol dire che ci sono delle altre particelle virtuali che non sono nel modello standard, che sono ancora sconosciute, ma tu hai una finestra tramite questo meccanismo virtuale per studiarle. Ecco, esatto, appunto, stavo dicendo, tutto quello che abbiamo detto, diciamo, i calcoli che sono stati fatti, tutta la parte teorica si è sviluppata nell'ambito del modello standard. Quindi, se questa cosa è sbagliata, perché l'esperimento che hanno rifatto 20 anni dopo ci dice che, insomma, questo G-2, con una precisione veramente notevole, è diverso da quello che è il G-2 predetto teoricamente dentro il modello standard, vuol dire che c'è qualcos'altro, vuol dire che ci sono altre particelle virtuali, vuol dire che, insomma, c'è dell'altra fisica. Ma quindi, insomma, siccome abbiamo nominato il modello standard, un po' di l'elefante nella stanza, l'abbiamo nominato già un po' di volte, no? Quindi forse, ecco, perché sto modello standard, insomma, sta sempre in mezzo alle conversazioni dei fisici? Non c'avete niente di meglio. Poi, tra l'altro, questo nuovo modello standard, potete chiamarlo un po' più di fantasia. Sulla fantasia dei fisici, sulla poca fantasia dei fisici, se ne potrebbe discutere. Ecco, infatti, no, Filippo, no, tu che ti sei occupato di cose che non sono il modello standard, quindi fai fisica oltre il modello standard, immagino che avrai capito qualcosa anche del modello standard, no? Perché sennò come fai a... Spero, non oso dire ho capito tutto, però alcune cose. Insomma, allora, quindi, l'idea è, tutti i calcoli, la parte teorica è stata sviluppata per fare il conto, dentro il modello standard, quindi appunto, perché si usa sto modello standard? Perché è così importante? Perché comunque... Insomma, ha funzionato, funziona bene fino adesso, c'è qualche idea che possa, diciamo, avere qualche crepa? Insomma, raccontaci un po'. Provo a raccontare qualcosa. E per cominciare, diciamo, propongo un gioco che è volutamente una provocazione. Supponiamo arriva un extraterrestre domani, siete la prima persona che incontra e vi chiede qual è la cosa più grandiosa che la tua specie umana abbia mai realizzato in tutti i suoi millenni di esistenza. Non rispondo, però vi racconto cos'è il modello standard dopo il gioco, e poi dopo magari ognuno si risponde su questa domanda. Allora, il modello standard, come insomma già è stato anticipato, è una teoria fisica che descrive la natura, il mondo, l'universo, a scale piccole, descrive tutti i costituenti che conosciamo, che sono stati scoperti finora, sia reali sia virtuali, e che permette di conseguenza di predire tutti i fenomeni che osserviamo alle scale più piccole e come si comportano i mattoncini che formano poi gli atomi, le molecole, quindi di conseguenza il mondo. Allora, il modello standard, per poterlo spiegare,
diciamo, possiamo costruirlo su tre pilastri. Diciamo, è una teoria scritta in un certo linguaggio, di cui parlerò brevemente come prima cosa, che descrive come certi costituenti elementari, che si chiamano particelle, diciamo i mattoncini dell'edificio, ha questi ingredienti, e descrive come si comportano, qual è il loro cemento, come interagiscono. E questo è il terzo ingrediente. Quindi cominciamo dal primo, il linguaggio. Uno dice, ma che noia, il linguaggio è matematica. In realtà, per tutti quelli che si sono appassionati un po' alla fisica a fine liceo, sentendo di meccanica quantistica, che le particelle sono anche onde, che non si può sapere con assoluta precisione se la posizione... La meccanica quantistica è una cosa di grande interesse e che sfocia nel linguaggio in cui è scritto il modello standard, insieme all'altra grossa rivoluzione scientifica e del pensiero dell'uomo all'inizio del Novecento, che è la relatività speciale. Non esiste un sistema di riferimento privilegiato, sono tutti uguali, l'unica cosa che rimane costante è la velocità della luce. Queste due teorie, che hanno scosso i fondamenti del pensiero, hanno sfociato, dopo decenni di lavoro di fisici, in una descrizione matematica che si chiama prima meccanica quantistica relativistica, quella che ha già menzionato Massimo, e poi diciamo teoria quantistica dei campi, che è il linguaggio in cui è scritto il modello standard. Uno può scrivere tante teorie in questo linguaggio, e è quello che facciamo quasi tutti i giorni quando cerchiamo di andare oltre. Il modello standard è una particolare teoria che è l'unica che spiega i dati che abbiamo finora. Quindi sul linguaggio ci siamo, vediamo quali sono i costituenti che descrive, cioè prima siamo di nuovo ripartiti da inizio Novecento, e a inizio Novecento la situazione per quanto riguarda i costituenti base della materia era che sapevamo che c'erano gli atomi, che erano formati da elettroni di carica negativa, che sono in una nuvola, diciamo ruotano in un certo senso attorno a un nucleo, cioè una pallocca formata da protoni, e poi si è scoperto negli anni 30 che c'erano anche i neutroni. Questi erano i costituenti elementari della materia, diciamo, agli anni 30. Anche il positrone era stato scoperto, insomma, il cugino delle, cioè l'antimateria dell'elettrone. Negli anni successivi c'è stato un boom di particelle nuove scoperte. La prima, cioè una delle prime, è appunto il muone, su cui spendo, almeno dico quando e come è stata scoperta, visto che se ne parla. Nel 1936, Anderson e Neddermeyer, che erano un ricercatore e il suo studente a Caltech in California, stavano studiando i raggi cosmici. Noi siamo continuamente bombardati da raggi dallo spazio e che vengono prodotti nello spazio e nell'atmosfera. E in particolare arrivano anche i muoni, solo che all'epoca non sapevano che esistessero, quindi pensavano fossero o elettroni o protoni. E per sapere cosa erano, vedevano la traccia che lasciavano in dei particolari rivelatori dell'epoca e come curvavano su un campo magnetico che era lì, perché erano particelle cariche, sia i protoni che gli elettroni. E a un certo punto, quanto queste particelle curvano è un'indicazione di che massa abbiano. E a un certo punto hanno cominciato a vedere particelle che non avevano né la massa di un elettrone né la massa di un protone, quindi avevano scoperto una nuova particella, che è venuta poi a essere fuori il muone, che pesa circa, come ha già detto Massimo, 200 volte l'elettrone. Quindi, così come facevano gli esperimenti, diciamo, non 100 anni fa, ma quasi, insomma, invece di costruire un acceleratore grosso, come insomma, 30 km di raggio, come quello a Ginevra, semplicemente guardavano il cielo e vedevano, insomma, che arriva. Si fa ancora oggi. Questo voleva arrivare. No, poi magari, questo lo parliamo magari domani, che se no ci allunghiamo troppo. No? In realtà, appunto, magari si fa ancora oggi, ma magari dal cielo arriva ancora roba... Certo, ma pensa che di muoni ce ne arrivano 10.000 per metro quadro al secondo, al minuto, quindi adesso cioè, siamo continuamente... Ci sono bomba da pronto, non c'è da preoccupare, no? Non è come ancora... No, no, ti devi preoccupare se fai l'hostess per una vita, ma perché vai sui 10.000 e non sono scremati dall'atmosfera. Comunque, visto che hai tirato fuori i collisionatori di particelle, dopo questa scoperta del muone, negli anni 50 e soprattutto 60, i fisici hanno cominciato ad accorgersi che se fanno scontrare particelle ne producono di nuove e quindi possono scoprirne di nuove. In particolare sono riusciti anche a produrre i muoni in laboratorio. Quando hanno cominciato a far scontrare particelle, si sono resi conto che ne esistevano tantissime nuove, come non solo protoni e neutroni, ma pioni, caoni, adesso sembra che mi stia inventando parole, ma ce ne sono una marea. Tant'è che si parlava dello zoo delle particelle e i fisici si spaccavano il capo a cercare di trovare un ordine in tutto questo particelle con masse diverse, proprietà diverse. E la comunità è arrivata a capire che alcune di queste particelle, non gli elettroni muoni, ma le particelle che appartengono alla stessa famiglia dei protoni e dei neutroni, sono in realtà fatte da delle particelle ancora più fondamentali, che sono state battezzate da Gell-Mann. Gell-Mann è stato uno degli eroi di questa epopea, di questa nuova interazione, l'ha battezzata quark, prendendo una parola senza senso da un romanzo di Joyce,
e dicendo gli do un senso, questo sarà il nuovo costituente fondamentale di parte della materia, del mondo, e questi quark come sono particelle più fondamentali che combinate in vario modo possono dare i protoni, i neutroni, i pioni, eccetera, eccetera. Adesso, siccome ho già tirato un po' di particelle, provo a condividere un'immagine, vediamo se ci riesco, delle particelle di cui ho parlato fino adesso. Dovreste vedere... Praticamente, questi fisici sono ritrovati in questi anni, dagli anni 30 in poi, poi ci direi esattamente fino a quando, che ad averci poche particelle c'erano sempre di più, non sapevamo cosa farci, insomma. Quindi, insomma, c'erano da ordinarle. Erano un po' di, esatto, di, esatto, di scatole diverse, quindi, insomma, da questa particella cosa ha fatto, tipo, se c'ha carica, c'ha massa, altre cose. No? Quindi hanno cercato ovviamente di metterle in una specie di tavola periodica, no? Forse delle particelle elementari. Vediamo un po' cosa hai condiviso. Possiamo chiamarla così, una specie di tavola periodica delle particelle. Quello che ho nominato finora sono elettroni muone, che sono dei cugini, muone come un elettrone più pesante, i quark. All'epoca si sapeva che esistevano, diciamo, tre, up, down e strange. Lasciamo perdere ancora i nomi. Elettroni muone sono quella verdi, se li vedo bene, no? Esatto. La muone, quella del muone, poi c'è la tau del tau, esatto. Sto zitto perché il resto non li conosco. E quindi... Sì, i rossi sono i quark che formano protoni e neutroni, mentre gli elettroni muoni non formano altro di composto, a quanto ne sappiamo oggi. Questo non esaurisce le cose. Per esempio, qua vedete un'altra linea di particelle che sono i cosiddetti neutrini. Queste, invece di essere state scoperte, cioè sono sempre scoperte solo sperimentalmente, però sono state prima teorizzate da Wolfgang Pauli negli anni 30. C'erano dei fenomeni di decadimento fondamentalmente di nuclei, ma di protoni, in neutroni ed elettroni dentro dei nuclei, cosiddetti decadimenti beta, e i fisici studiavano sempre queste cose, diciamo, vedevano quanta energia c'era e il bilancio energetico non tornava, sembrava che l'energia non fosse conservata. E ora, insomma, prima di abbandonare la conservazione dell'energia, uno ci pensa un pochino, e Pauli è arrivato a osare tanto e dire l'unico modo per far tornare l'energia è che esista una particella nuova, il neutrino. All'inizio magari l'avranno preso un po' per matto, però fatto sta, poi l'ipotesi è diventata, diciamo, considerata seriamente dalla comunità, e 20 anni dopo sono stati scoperti i neutrini in laboratorio. E quindi, sono stati scoperti anche per loro i cugini successivamente. Questo è un po' anche come pensano in generale, come avanza un po' anche la ricerca in fisica, no? Ma prima di abbandonare una cosa che effettivamente ha funzionato così bene come la conservazione dell'energia, sono addirittura arrivati a ipotizzare un robot che nessuno aveva mai visto, fondamentalmente. Dice, ma guarda, senti, anche se la roba non torna, io, avanti di lasciar perdere, di rinunciare a una cosa che ha funzionato così bene, immagino che esista una cosa che nessuno ha mai visto. E nessuno l'aveva mai vista, esatto. Effettivamente poi dopo l'hanno scoperta e l'hanno misurata. Quindi questo mi riporta anche, una parentesi, no? Quindi, insomma, è forse un po' tipo quello che sta succedendo col modello standard, no? Insomma, adesso poi andrai avanti a spiegarcelo, però se questo modello standard ha funzionato così bene, a voi fisici non siete un po' restii, insomma, a romperlo? Oppure siete già pronti tipo al prossimo modello, insomma, ormai se c'è delle crepe lo buttiamo via? No, com'è la cosa? Ma allora, se posso, diciamo, aggiustare il tiro della tua domanda... Vai. Non si butta mai una teoria fisica che ha avuto successo, si riconosce semplicemente che ha dei limiti. Non esiste ancora una super teoria che spiega tutto. Ogni teoria descrive tutti gli esperimenti in cui è stata testata. Il modello standard sono una marea, però è possibile che a delle energie più alte a cui non abbiamo ancora avuto accesso su Terra, ma a cui l'universo è stato nelle sue prime fasi, per esempio, ci sta benissimo che la teoria sia un'altra. Noi non abbiamo avuto accesso in laboratorio a quelle scale, questo è possibile. E per esempio, queste teorie a scale più alte potrebbero manifestarsi, se non riusciamo ad arrivarci con un collisionatore ancora più grosso o più potente della LHC a Ginevra, potremmo riuscire a vedere i loro effetti, come diceva Massimo, virtuali, perché particelle pesanti possiamo vederle, anche se sono troppo pesanti per l'LHC, virtualmente, e ad averci accesso, in quel caso chiaramente siamo pronti a andare oltre il modello standard, ma non buttarlo. Okay. Quindi è un po' tipo, sei dato un po' quello che volevo dire, no? Questa idea delle scale, no? Che sono così importanti per i fisici, no? Penso, non lo so, però penso che sia un po' uguale a quello che è successo con la teoria della relatività generale, che non è che ha soppiantato la gravità di Newton, no? Semplicemente si è visto che, diciamo, la teoria di Newton è un'approssimazione che funziona benissimo, no? E però, insomma, a un certo punto si sono accorti che c'era qualcosa che non andava, adesso non mi ricordo, mi sembra che fosse tipo la precessione di Mercurio o qualcosa del genere, no? E quindi non riuscivano a spiegarla sta roba, e quindi hanno detto, vabbè, non è che buttiamo via completamente la teoria
insomma, la gravità newtoniana, ma insomma effettivamente c'è qualcosa che non va, ha una scala diversa e funziona, insomma, la relatività generale. Comunque, scusa, volevo soltanto capire come funziona, insomma, come si cambia tipo da una teoria all'altra, no? Perché poi è importante un po', appunto, per quello che succede proprio adesso, no? Appunto, il modello standard ci spiega un sacco di cose, come un sacco di esperimenti, però c'è qualche crepa, no? Quindi finisci pure la... Ma guarda, mi hai dato il là, in realtà, cioè, giuro, non ci siamo messi d'accordo per passare all'ultimo, al terzo punto che volevo discutere, che è quello delle interazioni. Adesso, avevo descritto, cioè, un po' la materia, questi quark danno il là per parlare delle interazioni, perché questi quark hanno una carica elettrica, e in particolare in un protone ci sono due quark up e uno down, e quindi c'è una carica elettrica totale, diciamo, positiva, e come sappiamo dal liceo, le medie, non lo so, due cariche positive si respingono. Quindi com'è che questi quark riescono a stare insieme in un protone? Deve esistere un nuovo tipo di interazione più forte di quella elettromagnetica, che infatti i fisici hanno chiamato interazione forte, anche sempre la loro fantasia, sì, che è mediata dai gluoni, che non so se vedete il mio cursor, comunque questa particella che si chiama G sotto forces, in viola, è il gluone che è responsabile delle interazioni forti, come il fotone è responsabile di quelle elettromagnetiche. Questo non esaurisce le interazioni che esistono in natura, l'ultima, dopo elettromagnetica forte e gravitazionale che è stata menzionata, è quella cosiddetta debole, perché è più debole di quella elettromagnetica. E questa ancora è stata postulata, diciamo, un antenato di questa interazione è stato proposto da Enrico Fermi, che doveva fare la teoria dietro all'ipotesi di Pauli. No? Esiste un neutrino che fa decadere i protoni, cioè no, i nuclei, scusa. Neutroni su protoni, vanno protoni altro. Fermi ha proposto un'interazione che adesso si chiama interazione di Fermi, che poi negli anni successivi è stata raffinata, ma non è stata buttata, è stata semplicemente estesa per renderla valida a scale ancora più alte a cui gli esperimenti stavano avendo accesso, nella cosiddetta teoria elettrodebole, che è stato uno sforzo collettivo, ma diciamo un po' gli eroi di questa teoria sono i fisici americani Weinberg e Glashow e il pakistanese Abdus Salam, che infatti hanno preso il Nobel per la teoria elettrodebole, che unifica l'interazione debole e la teoria elettromagnetica grazie a un meccanismo che è il meccanismo di Higgs. Questa teoria, che spiegava i dati fino all'epoca, faceva anche delle predizioni nuove. In particolare prediceva l'esistenza di nuove particelle, quelle chiamate Z e W, che vedete scritte qui, che sono poi state scoperte nell'83 al CERN, fra gli altri da Carlo Rubbia, e del bosone di Higgs, che ha coronato un po' questa storia, diciamo, questa avventura umana di capire come funziona la natura a scale piccolissime. Il coronamento è stata la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 all'LHC, l'ultimo tassello mancante. Ecco, quindi praticamente così si è conclusa un po' l'epopea del modello standard, che appunto... Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me è molto, molto affascinante, no? Nel senso, si ipotizzano delle cose che nessuno ha mai visto, soltanto sulla base di, appunto, di simmetrie o sul fatto che ci si aspetta che ci sia qualcosa che genera un qualcos'altro che è stato visto. E poi alla fine si trova davvero. La cosa bella è appunto questo, no? Appunto che dopo anni e anni e anni, nel caso del bosone di Higgs, avete sentito, insomma, la conoscete tutti, la scoperta, si trova quello che era stato predetto magari 20 o 30 anni prima. Ecco, quindi questa insomma è stata un po' l'epopea del modello standard, veramente in nutshell, no? Perché l'hai fatta veramente velocissima, ma spero che sia stata chiara per tutti. Ecco, quindi insomma, quindi in questo grande framework è stato fatto, diciamo, il calcolo teorico di quello che è il, appunto, questa discrepanza tra G e 2, no? Quindi insomma, quello che dicevo all'inizio, hanno preso questi fisici teorici, l'hanno buttati dentro una stanza, hanno buttato via la chiave e hanno detto, adesso mi calcolate secondo il modello standard quello che è il momento anomalo del muone. Ma quindi, insomma, se è così facile, perché ci sono stati tanto tempo, perché comunque hanno dovuto insomma, mettersi d'accordo, insomma. Massimo, magari ci vuoi raccontare un po' te cosa c'è, cioè, sto dietro tanto, questa... Tanto che facile, infatti ci sono voluti più di 70 anni a fare il calcolo. Ma davvero, cioè il primo calcolo è stato fatto nel 1948 da Schwinger, che appunto ha verificato che G non era uguale a 2 usando l'inizio del modello standard, cioè l'elettrodinamica quantistica, cioè la parte dell'elettromagnetismo nel contesto quantistico, teoria dei campi, quindi quello che ci raccontava Filippo prima, però all'epoca era un settore molto piccolo, descriveva solo l'elettromagnetismo. Ecco, Schwinger ha preso l'elettromagnetismo quantistico
e ha calcolato la differenza tra G e 2. Gli è venuto un risultato che è semplicissimo, è alfa diviso 2 pi greca. Basta, infatti è inciso sulla sua tomba negli Stati Uniti. E questo risultato è esattamente quello che hanno misurato nel 1948, cioè simultaneamente in pratica, cioè è stato misurato e calcolato nello stesso tempo. Quindi un successo strepitoso della teoria quantistica dei campi. Da allora però, appunto, questo era il primo pezzetto, il primo contributo, lo chiamiamo adesso, era il contributo più grande, però poi c'erano contributi più piccoli che erano necessari se facevi una misura in modo più preciso. E infatti da allora, all'epoca parlavamo in realtà non del G-2 del muone, ma di quello dell'elettrone, che però per il primo contributo, quello che ho appena detto, alfa diviso 2 pi greca, è uguale per l'elettrone e per il muone. Invece i contributi successivi, poi quelli sono diversi, sono specifici per l'elettrone e per il muone, e sono stati calcolati man mano, perché sono molto difficili da calcolare, cioè, ma difficili nel senso che ci possono anche volere 20 anni per calcolare un pezzo, 10 anni per calcolare un pezzo, e poi perché comunque devi essere preciso, cioè un teorico fa il calcolo e cerca di raggiungere la precisione dell'esperimento. Quindi è una continua gara, se vogliamo, no? Tra gli sperimentali che cercano di fare la misura più precisa e i teorici che cercano di calcolarla a loro volta in un modo ancora più preciso. E questa gara è andata avanti, diciamo, nei decenni, con gli esperimenti al CERN sono stati importantissimi negli anni 70, poi appunto a Brookhaven a fine degli anni 90 e adesso a Fermilab nel 2020, 21, primo risultato, e poi come dicevo è solo l'inizio questo di una serie di risultati, fra qualche anno avremo un risultato, se tutto va bene, più preciso di un fattore 4, si dice, quindi come teorici dobbiamo continuare a fare questo calcolo e a migliorarlo, perché non è sufficiente la precisione che abbiamo in questo momento. Insomma, il problema è che non abbiamo in questo, il problema maggiore che abbiamo come teorici però in questo momento è che per anni e anni abbiamo fatto questo calcolo, siamo arrivati a un risultato importante, l'abbiamo scritto dappertutto, è peccato che un nuovo metodo che è stato sviluppato negli ultimi anni per fare un pezzo di questo calcolo, si chiama il contributo adronico, è quello che adesso che sappiamo tutto sul modello standard, è il contributo che viene dai quark. Quando uno produce sempre particelle virtuali, ma se uno produce dei quark e degli antiquark, delle coppie quark e antiquark, deve includere anche quel contributo lì. Ecco, quel contributo lì è particolarmente difficile da calcolare. Adesso, perché è un po' difficile spiegarlo, però diciamo che abbiamo un metodo che funziona molto bene da decenni, l'abbiamo usato per decenni per fare quel calcolo di quel particolare contributo lì, e eravamo molto contenti del risultato che avevamo ottenuto. E un anno fa, invece, con un metodo molto diverso, si chiama la cromodinamica. La cromodinamica è la parte del modello standard che ci diceva Filippo, che descrive le interazioni forti. Okay? Ecco, c'è un metodo della cromodinamica, che si chiama la cromodinamica sul reticolo, in cui lo spazio-tempo, che è un continuo ovviamente, viene invece discretizzato, cioè viene discretizzato come un reticolo di punti. Ecco, questo metodo che è stato utilizzato ha dato un risultato per il contributo adronico diverso da quello che era stato ottenuto per tanti tanti anni. È diverso come? È diverso in un modo spettacolare, nel senso che se il contributo che abbiamo calcolato per anni e anni è molto diverso da quello misurato, e invece questo di reticolo è molto simile a quello misurato, e quindi tutta l'emozione che abbiamo avuto al 7 di aprile quando è stato annunciato che il risultato di Fermilab confermava quello di Brookhaven e che quindi c'era una discrepanza e che quindi c'era nuova fisica, e in realtà non ne siamo sicuri che sia nuova fisica. Prima perché bisogna avere un livello di confidenza, si dice a livello tecnico, no? Che vogliamo essere sicuri che i due numeri siano davvero diversi, ma poi per il semplice fatto che abbiamo un'altra determinazione del modello standard, appunto quella con la QCD di reticolo, si dice che invece non è diversa. E quindi, insomma, abbiamo due predizioni del modello standard adesso, cosa che non può essere, perché le predizioni del modello standard adesso ce n'è solo una. Ecco, non sappiamo perché. E questo è un bel problema. Ecco veramente interessante. Quindi, ecco, c'è un po' di eco adesso, non so perché.
Quindi insomma devono studiarvi un altro 20 anni da qualche parte in una stanza, ecco, per diventare d'accordo tra Lattice QCD oppure no, intanto no, aspetta, però fammi dire una cosa, no, fammi, intanto però gli amici reticolisti devono dimostrarlo con un nuovo, cioè devono rifarlo, qualcun altro deve rifare il calcolo col metodo reticolo, perché ce n'è solo uno così preciso, quindi aspettiamo che al più presto un altro gruppo di reticolisti rifaccia il calcolo, e questo è indispensabile, ovviamente la scienza si fa così, no? Devi controllare. E poi devo dire che c'è per fortuna un terzo metodo che è stato inventato qualche anno fa, e questo terzo metodo è un metodo appunto alternativo, un altro ancora per calcolare questo contributo adonico. E per farlo però, per questo terzo metodo, serve un esperimentino al CERN che si chiama muone, proprio come i muoni si chiama muone perché è muoni in inglese, muon on electron, lo scattere, si prendono dei muoni, si fa sbattere su dei bersagli di elettroni, e quindi questo esperimento potrebbe, da una misura anche questa molto precisa, dare una terza determinazione del contributo adonico. A quel punto speriamo risolvere completamente questo puzzle che ci sta veramente facendo un po' impazzire. Ecco, perfetto, quindi vediamo un po' come funziona, come va la ricerca di frontiera in fisica, no? In fisica teorica, in fisica, insomma, in generale è tutta la fisica, per non è che uno si mette là, fa una cosa, viene presa per buona, no, appunto, non solo tipo hanno preso un certo numero di fisici teorici, li hanno fatti collaborare, c'è un paper, non mi ricordo quanti nomi, ma tanti. Più di 180, guarda un po'. No, 130, siamo 130 qualcosa. Sì. Massimo, cioè 129 amici. Non solo appunto loro hanno lavorato appunto per non so quanti anni per arrivare, diciamo, a un consenso, a un agreement su un modo per fare questo calcolo, perché poi appunto dovete pensare che, come diceva Massimo, sono vari contributi, tanti pezzi di questo numero che vanno chiamati insieme, il più importante e il meno importante. Ma poi a parte questo, magari c'è un certo procedimento fisico che sta da qualche altra parte che pensa, ma guarda, secondo me tutti i miei 130 colleghi questa cosa la sbagliano, la provo a fare in un'altra maniera e ottengo un risultato diverso. E a quel punto ci si confronta, appunto, come dice Massimo, cioè qualcun altro, un 132esimo che lo rifà magari in un'altra maniera, oppure un altro che trova addirittura un terzo metodo, e si fanno gli esperimenti, come diceva Massimo, al CERN, per vedere, insomma, cercare di capire chi ha ragione. Quindi, insomma, la situazione è tutt'altro che conclusa, ma poi soprattutto, insomma, volevo chiudere la puntata con le due cose che hai detto, no, Massimo? Da una parte, appunto, ci sarà un altro esperimento al CERN per cercare di capire che tipo di specifica, ma poi soprattutto... È una proposta, non è ancora un esperimento approvato, però è una proposta. Comunque, l'idea, appunto, saranno altri esperimenti, ma soprattutto se questa parola che... Scusate, sento un sacco. Scusa, Michele, io sento molto eco. Sì, potete mettere in mute mentre io parlo? Sì. Perfetto, scusate. Ecco, adesso non c'è più l'eco, sì, eravate voi. Ah, perfetto, appunto, quindi questa parola, nuova fisica, no? Cosa vuol dire nuova fisica? Appunto, questo ci lasciamo un po' con la sorpresa e di quello di cui parleremo domani sera, sempre alle 9:30. Tra l'altro, appunto, adesso sono 10:15, siamo stati... più o meno nei tempi, 40-45 minuti, spero che non vi siate annoiati. L'idea appunto è un po' questa, no? Questo esperimento G-2 ci ha fatto capire, cioè un spiraglio, come ha detto Massimo al LIC, ci ha aperto una finestra per la possibilità che appunto il modello standard che ha funzionato così bene, che è così bello, come ci ha spiegato Filippo, che ci fa fare questi calcoli precisissimi per cui che si possono fare anche in diversi modi e per cui appunto i fisici sono impegnati così tanto, forse magari c'è qualcosa di più, no? Questo di più, siccome i fisici appunto hanno questa fantasia incredibile, l'hanno chiamata nuova fisica. E di questo cercheremo di parlare domani sera. E in particolare, appunto, se c'è questa nuova fisica, come facciamo a capirla, come facciamo a scoprirla? Quindi un po' quello che si è pensato, progettato, non lo so, domani ce lo racconteranno sempre Massimo e Filippo, no? Quello che si è pensato, progettato per investigarla questa nuova fisica, quindi gli esperimenti, le idee, eccetera. Quindi diciamo, questo G-2 non ha risolto le cose, anzi, diciamo, ci sta dando l'opportunità di capire un po' quella che è la natura un po' più in dettaglio, perché insomma, se ci fosse solo il modello standard, alla fine avremmo finito i problemi. No, non è così, chiaramente ci sono tanti altri problemi in fisica teorica che esulano da quello che è oltre il modello standard, però appunto
domani quello che cercheremo di fare è cercare di capire un po' quella che è questa fisica oltre al modello standard, su cui c'è dato questo, lo spirale, appunto, proprio il G-2, insomma, ecco, l'esperimento del G-2. Niente, ci saranno ancora Filippo e Sala, sì, Filippo e Massimo, che io ringrazio. Tra l'altro, appunto, non vi ho detto all'inizio, ma appunto potete fare delle domande qua. Ora, non so se magari possiamo prendere una domanda al volo, se Filippo e Massimo hanno ancora 2 minuti di tempo e magari la rispondiamo. Volentieri. Volentieri. Solo una cosa, Michele. Mentre commentai questo e pensavo appunto a come è stato lungo questo lavoro, no? Ci sono persone come Stefano Laporta, che vorrei menzionare, che è un fisico italiano, che è una delle persone che è riuscito a fare il calcolo, che diciamo prima nell'elettrodinamica quantistica, a un ordine perturbativo altissimo, il che vuol dire che è un calcolo difficilissimo da fare. Lui è riuscito a farlo da solo, ci ha impiegato più di 10 anni, ed è grazie al fatto che ci sono persone così, che hanno fatto questi calcoli così importanti, che adesso possiamo parlare se c'è o non c'è una discrepanza tra una misura così precisa e una predizione così precisa. Quindi veramente è un lavoro di tanta, tanta gente, e ci sono persone che hanno dedicato degli sforzi incredibili. Quindi mi piaceva, insomma, ricordare questo suo lavoro, perché veramente nel mondo del G-2 Stefano è proprio noto come una leggenda, che è riuscito da solo a fare questo calcolo che si pensava infattibile, invece lui in 10 anni e più, credo, di lavoro è riuscito a portare a termine. Quindi mi sembrava veramente doveroso commentare questo risultato spettacolare di Stefano Laporta. Speriamo che ci ascolti, così almeno che si guardi il video, magari poi ti viene dietro, ma non hai detto. No, ok, dai, 2 domande al volo, vedevo più. Guarda, ce n'è una che è ripetuta, che insomma un uditore insistente, Giorgio Colangelo: qual è la probabilità di essere in una situazione di errore sistematico? Dunque, sistematico dell'esperimento... Allora, il risultato che l'esperimento quota ha una componente sistematica molto piccola, quindi diciamo che l'errore di Fermilab attuale ha un'incertezza che è 54 in 10 almeno 11, è molto piccola. Ecco, di questa veramente la componente sistematica è molto molto piccola, cioè è completamente dominato dalla statistica. Una situazione simile esisteva già a Brookhaven, ma è ancora più marcato questo effetto nel risultato di Fermilab, che quindi ci fa ben sperare che, essendo dominato dalla statistica, cioè da quanti dati uno ha preso, beh, tra virgolette, basta prendere più dati e l'incertezza diminuisce. Ecco, questo ci fa sperare bene. Ho capito, c'era anche un'altra domanda che mi ha incuriosito, che diceva se Lattice QCD sono solo risultati analitici, scusate, sono solo simulazioni o anche risultati analitici. Questa penso sia un po' una domanda che... figlia di... è una domanda interessante, appunto, però penso che a quel livello, quello che simulazione di risultato analitico, a un certo punto viene veramente, in un certo senso, mischiato insieme, no? Perché comunque, appunto, magari un altro fisico, comunque uno può dire, ma faccio delle simulazioni, quindi faccio un programma al computer che mi dice qualcosa, no? E mi dà un risultato. Invece il risultato analitico, uno pensa alla formulina, F uguale M, eccetera, eccetera. Certo, il fatto è che mi immagino che a questo livello, in realtà, uno possa fare delle simulazioni, ma poi ci deve mettere la teoria dietro, no? Esattamente. Quindi, in realtà, esattamente. L'articolo parte da una teoria che scritta in modo molto chiaro e semplice, con delle espressioni analitiche, però il calcolo viene appunto fatto in modo coi supercomputer, cioè questa teoria viene messa su un articolo, come si dice, cioè su uno spazio-tempo discreto, e lì si fanno i calcoli numericamente. Però è un calcolo puramente teorico, cioè non usa dei dati sperimentali, sì, ci sono anche una componente, però insomma fondamentalmente è un calcolo dall'inizio, da una teoria si ottiene un numero, che è molto diverso dalla predizione invece, che vi dicevo prima, sempre teorica, che utilizza invece anche dei dati sperimentali che abbiamo usato per molti decenni. Interessante. Quindi in realtà la predizione che hai detto tu, appunto, ci potrebbe avere anche delle incertezze su questi dati sperimentali, ma mi immagino che sia... Sì, che sia è proprio così. Cioè, mentre il calcolo di Stefano Laporta è un calcolo analitico, si parte da
una, la chiamiamola grangiana, cioè un'espressione, da questa espressione uno fa calcoli e alla fine arriva un'espressione analitica, cioè una formula, proprio come dici tu, una formuletta molto, molto lunga in genere, però insomma è sempre una formula. E qui invece se c'è un input sperimentale, e chiaramente qui ci saranno anche delle incertezze dovute all'input che uno ha utilizzato, cioè i dati sperimentali che uno ha utilizzato per produrre una predizione teorica. Quindi quella predizione teorica avrà un'incertezza che dipende anche dai dati iniziali che uno ha utilizzato. Perfetto. Allora, io vi ringrazio veramente tanto, e tanto, insomma, non vi devo neanche salutare, perché ci vediamo domani sera alle 9:30, e per parlare appunto di questa nuova fisica, di quello che c'è o si pensa ci possa essere oltre il modello standard, e come pensiamo di fare per misurarlo, insomma. Vi saluto, grazie a tutti, e mettete tanti commenti, tanti like, quello che volete, così magari se c'è qualche commento, qualche domanda che ha, insomma, che è particolarmente ben valutata, magari domani sera per iniziare rispondiamo, ecco. Oppure se non siamo stati chiari, se non sono stati chiari loro, colpa è loro, su qualcosa, ce lo chiedete, e magari appunto domani cerchiamo di rimediare. Niente, grazie a tutti, e grazie soprattutto a Filippo e a Massimo per essere stati qui stasera. Grazie a te di aver organizzato. Grazie a te. A domani. A domani. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.